Buongiorno, sono Paolo Burali, direttore commerciale della Zucchetti Centro Sistemi, società che è nell'ambito software e robotica. Diciamo che noi sono dal 2000 che stiamo costruendo robot soprattutto nel giardinaggio, e adesso ci presentiamo con una novità a livello mondiale con un robot delle piscine. Questo robot è rivoluzionario nei confronti di tutti i robot esistenti per le sue caratteristiche che a breve vi farò vedere, illustrerò. Diciamo che la cosa molto importante è che proprio stiamo parlando di un robot. Attualmente in commercio non esiste un robot per le piscine, perché il motivo è che qualsiasi robot attuale che esiste deve essere posizionato sulla piscina, ha un filo che è attaccato, lo devo diciamo mettere in piscina, lo devo ritogliere qualora diciamo ha fatto il suo ciclo di lavoro, quindi ha molta manualità nei confronti di quello che è il nostro prodotto. Allora, vi voglio illustrare un attimino i punti di forza di questo robot. Come potrà vedere, innanzitutto diciamo che noi abbiamo già prima di tutto due turbine che hanno una potenza veramente molto superiore alla concorrenza. Non abbiamo filo che collega il robot praticamente al cavo elettrico, ma noi abbiamo una base di ricarica che è quella là, dove praticamente il robot va automaticamente a ricaricarsi in piscina. Questo è il punto soprattutto di forza. Inoltre il concetto è proprio di avere un'aspirazione molto potente, per la quale praticamente questa aspirazione riesce a tirare su addirittura foglie anche di un certo livello, per non parlare di piccoli oggetti, anche dei sassi, e questo è già un punto molto di forza. Inoltre diciamo altra cosa molto interessante, ci sono delle caratteristiche che riguardano soprattutto il discorso della ricarica autonoma, poi praticamente il fatto di avere dei giunti magnetici che per le quali permettono di non avere il passaggio dell'albero motore, e è questo posizionato su questa parte, quindi io non avrò mai un passaggio diretto dove c'è di solito un OR che nel tempo potrebbe causare l'entrata dell'acqua, mentre in questo modo in pratica il giunto magnetico fa girare la ruota e il cingolo senza avere passaggio diretto dell'albero motore. L'oggetto può lavorare in piscine di piccole e addirittura grandi dimensioni, quindi parliamo anche di piscine olimpioniche. Perché? Perché proprio la sua caratteristica è quella di andare a ricaricarsi in autonomia. Poi ci sono dei sensori di riconoscimento del fuori di acqua che diciamo cambiano proprio il concetto dei robot tradizionali, quindi l'oggetto quando va in parete riconosce il fuor d'acqua e immediatamente ritorna sul fondo della parete. Possiamo programmare e decidere tramite un tablet in dotazione diciamo qualsiasi orario e qualsiasi condizione che vogliamo, se lavorare sul fondo o sulla parete. Questo praticamente in piena autonomia.